queste, vedete, sono alcune di quelle storie che raccontano e spiegano bene perché serva un approccio più pragmatico, meno ideologico a livello europeo, da parte della Commissione europea, da parte del Parlamento europeo. Noi abbiamo in Europa un enorme bisogno di invertire la tendenza demografica, che è la madre di tutti i nostri problemi, è la madre di tutti i nostri problemi banalmente, perché se quella tendenza dovesse andare avanti com'è, con nessuna delle nazioni europee che raggiunge il cosiddetto tasso di sostituzione, cioè il numero di figli per donna che è necessario alla continuità delle nostre società, banalmente noi possiamo continuare a parlare di come investire sul welfare, di come modificare il nostro sistema pensionistico, di come dare una mano ai nostri lavoratori, ma fondamentalmente non saremo in grado di sostenere quel sistema di welfare, quella civiltà che abbiamo costruito in questi decenni. Ci si aspetterebbe una discussione in Europa su una materia come questa, e invece tutto quello che abbiamo visto per ora è proprio che ci sono iniziative della Commissione che di fatto si dichiarano contrarie a provvedimenti che vanno nel senso di sostenere la demografia.